Se sei finito su questo video sei fortunatissimo, perché dopo averlo visto non commetterai mai più i 7 errori da evitare quando si cerca l'oro. Con l'aiuto della più avanzata computer grafica partiamo per questa avventurosissima avventura insieme al nostro amico Igor Joe Bingo. Inoltre, se non ti sei ancora iscritto al canale, fai giusto in tempo a cliccare su iscriviti e attivare la campanella. La storia inizia con Igor Joe. Un uomo qualunque che ha visto un video su YouTube riguardante la ricerca dell'oro e ha deciso di provarci. Lo vediamo entusiasta a comprare una batea su internet e mettere nello zaino qualche snack e una bottiglia d'acqua, senza pensare troppo alla preparazione. Bingo aveva sentito dire che la ricerca dell'oro poteva essere facile e divertente, così, senza perdere tempo, si è diretto verso il fiume più vicino. Il nostro amico Igor è arrivato al fiume. Lo vedete com'è felice? Ha anche la faccia un po' da pirla. Errore numero 1. Peccato che non aveva controllato le leggi del posto e, sorpresa, era vietato cercare oro in quella zona senza i permessi. E dopo 10 minuti di lavoro, ecco che arriva il sergente Hartman incazzato nero. Come ti chiami, faccia di merda? Mi chiamo Igor Joe, per gli amici Bingo. Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Non sapendo che fosse illegale scavare lì, ecco arrivare la prima multa di Igor. Non piangere, piccolo nostro amico rincitrullito. Errore numero 2. Ricordate la battea di Bingo? Che manco il suo cane ci mangerebbe le crocche e la canalina comprata su internet? Che manco il suo gatto userebbe come lettiera per i bisognini? Eh già, il nostro goffo amico si è ritrovato a scavare per un intero giorno, non accorgendosi che le trappole della sua canaletta non solo perdevano le poche pagliuzze d'oro che avrebbe potuto trovare, non sapeva nemmeno come posizionarla, ma si è anche rotta quando per sbaglio ci si è seduto sopra. Errori 3 e 4. Non scoraggiato, il terzo giorno ha continuato con le mani a scavare un po' qua e un po' là, sperando di trovare qualche pepita. Dopo solo 20 minuti ha deciso che quel punto non era buono e ha continuato a spostarsi per l'intera giornata. Non ha mantenuto la pazienza e non ha perseverato sui posti giusti. Ma l'errore 4 è non sapere dove cercare. Era il vero problema, perché Igor stava cercando in posti a caso, non aveva idea di come funzionassero i letti dei fiumi o dove l'oro potesse depositarsi. Quindi ha passato ore a scavare nel posto sbagliato. Non ti arrabbiare, Bingo, cosa ti aspettavi di fare? Di uscire di casa e trovare oro così? Errore numero 5. Non controllare le condizioni meteorologiche. È successo. Bingo non aveva controllato il meteo. E mentre era a scavare nel suo fiume, un temporale improvviso ha trasformato il suo pomeriggio di ricerca in una corsa per tornare a casa, completamente fradicio. Si è beccato anche la febbre. Altra cosa da non sottovalutare mai è la potenza della natura. Mai sottovalutare la forza di un fiume o un torrente con l'arrivo di una piena. Quindi valutare sempre le condizioni meteo e mettere sempre la sicurezza prima del divertimento. Errore numero 6. Il giorno dopo, tornato in azione, ha finalmente trovato qualcosa di luccicante. Ce l'ho fatta, pensava! Solo che era pirite, l'oro degli sciocchi. Ancora una volta, Igor Bingo aveva bisogno di studiare di più. Errore numero 7. In realtà, il 7 non è un errore, è una raccomandazione ed è forse l'unica cosa che Igor Joe Bingo sa fare bene. Ovvero, è tenere pulita la natura. Lui non lascia la monnezza in giro, ma la butta nel cestino, o si porta dietro un sacchettino e poi la butta alla prima occasione. Quindi, almeno su questo, fai anche tu come Igor Joe Bingo. Tieni pulita la natura e se vedi qualcuno che si comporta in modo diverso, chiama il tenente Hartman e fagli fare... Ti farò un c***o così!